Presidente Marcozzi, in settimana si terranno le ultime due sedute della Commissione Idrica d'Inchiesta Abruzzese. È quasi tempo di bilanci e com'è andata? Sì, siamo al rush finale, abbiamo intensificato un po' i lavori per cercare di apportare quanti più elementi possibile. È andata molto bene. Intanto mi sento di ringraziare i colleghi di maggioranza e opposizione che si sono adoperati, come dire, anche loro per comprendere qual è lo stato e la situazione in Abruzzo della gestione del sistema idrico. Noi abbiamo fatto una fotografia e le conclusioni le trarremo il 6 marzo quando chiuderemo i lavori. La conclusione fondamentale è sostanzialmente che l'Unione fa la forza, per cui la direzione che Regione Abruzzo dovrà prendere non so se sarà quella del gestore unico, ma quantomeno la gestione deve essere unica nella forma che insomma la Regione riterrà. Il governo sta approntando un tavolo per affrontare l'emergenza siccità nel paese, lei cosa pensa? Ho appreso con piacere dell'iniziativa del governo Meloni che il 1 marzo inizierà questa sorta di commissione interministeriale per affrontare il tema dell'acqua, della siccità e dell'emergenza idrica. Io posso essere contenta di dire che per una volta Regione Abruzzo è arrivata prima, insomma io la richiesta di una commissione speciale d'inchiesta l'ho depositata un anno fa quasi, noi il 6 marzo concluderemo i lavori, il governo nazionale il 1 marzo li inizia, magari ecco, si troverà un pezzettino di lavoro fatto per quanto riguarda almeno l'Abruzzo. Molti dicono però che una commissione d'inchiesta idrica in Abruzzo ci voleva prima, non un anno fa. Io dico che sicuramente ci voleva prima, ma io dico che oggi ci vorrà una commissione che si occupi di acqua, una commissione permanente, cioè dobbiamo istituire in Regione Abruzzo una commissione permanente che si occupi di tutti gli aspetti dell'acqua, dall'acqua del rubinetto alla depurazione, ai consorzi di bonifica che sono un altro tema straordinario, alla conservazione dell'acqua e a tutte le opere che devono essere ancora intraprese per migliorare il servizio.